Salve Nevini, oggi sono qui per farvi vedere tutto quello che ho comprato nel mio viaggetto. Per chi mi segue su Google Plus e Instagram, sapete già che sono andato a Londra. 3 giorni però ho visto quasi tutto. Per un vlog vorrei fare questa specie di nuova rubrica che si chiamerà MLP from London. Quindi vedrete tutti i My Little Pony che ho comprato, farò delle recensioni. E per finire farò poi 3 vlog, uno dedicato al Madame Tussauds, uno dedicato al National History Museum, no, Natural History Museum, vabbè, il Museo di Storia Naturale, e poi l'ultimo che sarà dedicato un pochino alla mia vacanza, così vedrete più o meno quello che facevo normalmente, oppure le piccole tappe. Intanto cioè, vi dico che ho preso pochissimi pony, brushable nessuno perché diciamo che vendevano pochissimi brushable, però ho trovato molti pop, infatti ho fatto diciamo quasi una bella collezione di pop. Incominciamo subito, vi faccio vedere una cosa che non è dei My Little Pony, però ve la volevo far vedere, che è il mio primo pop Funko ed è questo qui, che sarebbe C-3PO. Per chi conosce ed è fan come me di Star Wars, infatti sto indossando la maglia di Star Wars, saprà che questo è il robottino oro e l'ho preso al Madame Tussauds. Ed è davvero bellissimo, l'ho anche aperto e adesso l'ho rimesso in scatola perché appunto lo tengo come collezione. E non so se tutti i pop sono così, ma lui muove la testa tutta così e poi tiene la base che si può anche rimuovere ed ecco il pop. Sono abbastanza carini, però non credo, io non li ho mai trovati i pop, perciò ne ho preso uno e ho trovato questo di Star Wars che mi piaceva, perché poi ce n'era un altro che però era un personaggio meno conosciuto. Questo qui invece è più conosciuto e mi piaceva anche di più, quindi ho preso questo qua. E la scatola è fatta in questo modo, ovvero c'è scritto Star Wars C-3PO8, cioè C-3PO, scusate, mi imbroglio con altri personaggi. E appunto questi qua non c'erano, ce n'erano pochissimi perché appunto non era un negozio di pop, ma era il Madame Tussauds e vendevano le cose di Star Wars. E c'era questo pop che ho preso, ho pagato, cioè me l'ha regalato mio fratello, stranamente, e gli ho regalato un'altra cosa. Pratica, l'ho pagato 15, no, 15 sterline, no, 12 sterline, che sarebbe sui 15 euro. Poi adesso passiamo al lato My Little Pony. Purtroppo alcune cose già l'ho aperte perché una cosa era appunto le ali di Cadence, perché me l'hanno regalato i miei genitori, e visto che nell'aereo mi stavo annoiando, l'ho aperto, però vi farò poi la recensione, anche se aperto, comunque ho lasciato tutto all'interno. E ci sono anche altre ali dell'altro pop, sempre con le ali grandi. E i pop ve li faccio vedere perché adesso li tengo tutti in una scatola, ovvero qua dentro, nella scatola di Pinkie Pie Pop. Ci tengo tutte le cose dei pop. Allora, vi faccio vedere giusto Cadence perché è quella lì che mi sono comprato, cioè che vi ho appena detto. È davvero fantastica perché poi non è la Cadence uscita con Twilight che non aveva i capelli originali, ma è una Cadence davvero fatta bene. So che dovrebbe, cioè c'è anche una Cadence singola, però ho trovato questa. Poi vendevano Fluttershy Metallica. Però già avevo preso Fluttershy e quindi ho preferito prendere Cadence, che non l'avevo. Sempre se si mette i capelli. Sì, certo. Un attimo. Allora, ecco Cadence, semplice, ed è davvero carinissima. Eccola. E quindi Cadence con le ali particolari. Poi ho preso, l'ho aperto anche questo perché appunto, visto che io questa Pinkie Pie, se vi ricordate, già la tengo, però non è, cioè, già la tenevo, ho detto la apro.
E visto che ne avevo due di questi pacchi, ho lasciato appunto tutto all'interno, ovvero tutte le code stanno qui e ho messo anche quelle altre che avevo, le grigliette e poi gli adesivi. E in questo pacco usciva Fluttershy con i capelli nuovi, quelli lì più carini, che però questi nuovi pop sono più economici, più cheap, infatti come avete notato, due pop 9 sterline. Sono più cibi, infatti dovete metterci voi gli occhi. Se riuscite a notare, rispetto a questo qui non ha più il cuoricino. E anche il cutie mark, dovete fare tutto voi. E eccola qui, Fluttershy e Pinkie Pie, visto che già ne avevo una. Io ho messo questi occhi più felici. Da qui un leccale, che è qui il suo cutie mark, e delle scarpette. Ed è uscita con delle ali. Mentre alla Pinkie Pie dell'angolo zuccherino, visto che appunto ne avevo già due di Pinkie Pie, per distinguerla dalla normale ho aggiunto degli adesivi carini, sempre usciti con Fluttershy, questi qui, questo qua con Pinkie, questi qua, carinissima anche lei, e quindi pony pelati dappertutto. E quindi questo qui è lo scatolo, lo metto qua. Poi ho preso dei pony che non avete mai visto, ma forse li conoscete, che sono gli squishy, no, gli squishy pop. Vi faccio vedere quali mi sono usciti. Ho fatto prima la recensione e poi li aperti. Cioè, proprio io. Comunque, questi sono i cuoricini dove potete trovarli. Comunque. E mi sono usciti. Un pacco era di Pinkie Pie e Bonbon. Pinkie Pie però cristallizzata. Un altro pacco era di Fluttershy ed Applejack. Fluttershy, diciamo, cristallizzata. E a sorpresa sono uscite nel pacco di Fluttershy e no, di loro due, Rainbow Dash, sempre cristallizzata, e Rarity nell'altro pacchetto, sempre cristallizzata. E questi due cuoricini, dove potete metterli all'interno, appunto. Però io diciamo li tengo, cioè non è che cioè li tengo più per collezione. Sono carinissimi perché poi sono squishy e hanno le ventose sotto che li potete mettere dove volete. E quindi questi qui. E li ho pagati ognuno 5 sterline, che sarebbe intorno a 7 euro. Non so dirvi per precisione perché appunto, come già vi ho detto, non mi ricordo, cioè non sono un macchinario che si dico. E infine le ultime due cose, che però non sono state aperte, sono questo qui, che è il set di Amethyst Star, che ho pagato 6 sterline, che tutti avevano perché era uscito nell'uovo e io non ce l'avevo, adesso ce l'ho anch'io. Scherzo. E molto carina. E di lei c'era solo lei e Pinkie Pie singola. E infine l'altro pacchetto di questo. Sono due i set, diciamo. Sono i Deco Pony questi. E ho preso Twilight e Celestia. Celestia non è mai uscita, Pony Pop, e adesso è uscita e io l'ho presa. Questi qua non li ha mai recensiti nessuno in Italia, quindi sono troppo felice di averli presi. Così ve la faccio io la recensione. Scusate. E Twilight, che però l'ha conciatura così. E volevo fare che questo qui era tipo un maschio. Ci mettevo gli occhiali e facevo il passo, perché ho già una toilette. E anche questi comprendono le stesse cose, le ali, le code, diciamo, con i capelli veri e i capelli, diciamo, che uscivano in questo set. Toilette sono questi qui, un pochino di questa serie così, e sono stati riciclati perché c'era già una Twilight, che però non è mai uscita, con questi capelli. Ne aveva vari ed era un set che non è mai uscito qui. Comprendeva anche Rarity e Digimon Tree. Cioè non è lo stesso set, ma la stessa serie, con vari capelli. Niente, poi naturalmente ho comprato vari souvenir. E questo è quello che ho comprato. Sì, è molto molto poco, ma mi niente, spero vi sia piaciuto e spero vi sia piaciuta questa nuova rubrica MLP from London. Se siete curiosi di vedere appunto le varie recensioni per vederli più da vicino, allora non perdetevi i video che usciranno prossimamente. Un bacione e ciao ragazzi, e scusate per l'assenza, ma
Come sapete, cioè, sono andata a Londra, quindi non potevo caricare video. Ho giusto pubblicato qualche foto e se la volete andare a vedere, un bacione. Se avete qualche richiesta, chi volete vedere prima, scrivetemelo qua sotto, così io già ve lo, cioè, lo carico. Giustamente. You don't wanna go to work, 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 work,